Bentrovati, grazie alla dottoressa Morgante, direttore generale dell'ASL di Avellino, per aver accettato di rispondere alle nostre domande nel consueto appuntamento, che saranno passati 3 mesi, dottoressa Morgante, 4 mesi dall'ultimo Più o appuntamento, meno. l'ultima chiacchierata. Sì, praticamente eravamo prima dell'estate. Bene, dottoressa Morgante, lei è praticamente sotto attacco, come si dice, ed è un attacco abbastanza vario e composito, e l'attacco arriva dal consigliere di opposizione regionale Ciampi, il quale ha fatto un'interrogazione sulle file per i vaccini, sulla disorganizzazione, secondo Ciampi, ma anche secondo il presidente della Commissione regionale sanità, Enzo Alaia, il quale è stato molto molto duro nei suoi confronti. Io le dico, così lei già lo sa, ma lo dico per i telespettatori e anche per ricordarlo a lei, soltanto una delle cose. Scrive Alaia in una lettera che peraltro ha fatto al governatore De Luca: nella fase più cruciale della campagna vaccinale, la direzione generale dell'ASL di Avellino sta dimostrando approssimazione, disorganizzazione e inadeguatezza, lasciando nel caos migliaia di cittadini che, opportunamente sollecitati dalle autorità sanitarie, chiedono di poter ricevere la terza dose del siero anti-Covid. Il tono di questa lettera a De Luca, del consigliere Alaia, del presidente della Commissione Sanità Alaia, il tono è sempre più duro. A me sembra di leggere, nel contesto generale, che addirittura il consigliere regionale Alaia chieda provvedimenti incisivi da parte del governatore nei confronti della dottoressa Morgante, la quale viene praticamente giudicata inadeguata, anzi peggio. La dottoressa Morgante, la direzione generale dell'ASL, dispone di tutti i mezzi, di tutto il personale, di tutto il ben di Dio di cui si può disporre, e ha deciso in qualche modo di far crepare la gente, i cittadini, i pini, nelle file, sotto la pioggia, sotto la neve, sotto il ghiaccio, eccetera, eccetera. Prego, ci racconti la sua. Buongiorno innanzitutto, grazie per l'invito. Allora, rispetto a quelle che sono le osservazioni che vengono dal Presidente della Quinta Commissione Sanità, vorrei fare delle precisazioni. Innanzitutto voglio sottolineare che la campagna vaccinale in provincia di Avellino ha dato risultati non buoni ma eccellenti, con una copertura sulla somministrazione primaria dell'85%. Questo naturalmente è un risultato che abbiamo avuto nel corso dell'anno e dove abbiamo potuto registrare numeri di adesioni che variano partendo per esempio dal mese di giugno fino a novembre, con numeri che sono sempre più decrescenti. Mi spiego meglio. A partire dal mese di giugno l'ASL ha somministrato nei 23 centri vaccinali 132.000 vaccini, passando poi a luglio a 120.000, ad agosto siamo passati addirittura a 40.000 vaccini, per arrivare poi nel periodo di settembre e ottobre addirittura a 21.000 e 24.000 vaccini. Praticamente i 2 mesi di settembre ed ottobre sono stati aperti centri vaccinali dedicati unicamente ai richiami, quindi alle seconde dosi. Noi abbiamo avuto più prenotazioni sul portale di soggetti che richiedevano la prima vaccinazione. Quindi rispetto a questi numeri l'azienda sanitaria si è riorganizzata con l'apertura di centri vaccinali proporzionati a quella che era l'offerta di quel momento. Pure perché, tra l'altro, se noi facciamo un confronto tra le somministrazioni di vaccini fatte nel periodo di ottobre e settembre, dove avevamo una media giornaliera di 1.300 dosi somministrate rispetto alle 3.005 in media di marzo-aprile, diciamo che l'organizzazione è stata tarata e proporzionata a quella che era l'esigenza del momento, o meglio, Ecco, non ma tanto l'esigenza, perché l'esigenza dell'azienda era quella di offrire la somministrazione più alta di vaccini, ma dall'altra parte la cittadinanza non era propensa a presentarsi presso i centri vaccinali per avere la prima dose, perché comunque abbiamo avuto
una percentuale alta di soggetti che non si sono per niente vaccinati. Certo, la devo interrompere, dottoressa, mi perdoni, la devo interrompere per chiederle qualche cosa al riguardo. Allora, se ho capito bene, mentre per l'intero anno di vaccinazione le cose sono andate molto, d'altra parte non lo dice lei, lo dicono i numeri, quindi è un dato di fatto che la provincia di Avellino, l'ASL di Avellino, abbia recato un servizio ottimo, lo dicono i numeri, non lo dico io. Sono state anche così compilate delle classifiche, risultate benissimo, perfetto. Ora, però, che cosa è accaduto a un certo punto? Perché si tratta degli ultimi 10 giorni, no? In questi ultimi 10 giorni ci sono state effettivamente delle file nei centri vaccinali, cioè, poi insomma, beh, la pioggia, il gelo, il freddo, lì bisognerebbe fare i conti col Padre Eterno, non è una competenza sua far piovere o non meno. Ma che cosa è accaduto in questi ultimi giorni? Perché è qui che poi si è scatenata un po' la polemica di Alaia, di Ciampi, della CGIL. Allora, diciamo che avendo tra settembre e ottobre proceduto alla riorganizzazione e alla rimodulazione dei centri vaccinali, tra l'altro voglio sottolineare, è stata anche una richiesta addirittura anche dei sindaci che ci chiedevano di in alcuni casi di chiudere i centri vaccinali perché avevano aperto i centri dove la gente non si presentava e quindi anche loro sostenevano dei costi insieme all'azienda con personale che stava dalla mattina alla sera senza somministrare vaccini. Fatta questa premessa in cui noi ci siamo riorganizzati, dove abbiamo tenuto per il periodo di agosto-ottobre una media di 15-16 centri aperti, dove ogni giorno facevamo una media di vaccini per ogni centro di 30-40 vaccini, rispetto a questa organizzazione, che naturalmente, ripeto ancora una volta, tarata in base a quella che era la richiesta di vaccinazione di quel periodo. A partire dal 14 settembre, quando è arrivata la circolare ministeriale che prevedeva la somministrazione delle dosi addizionali, dove anche in quel caso non abbiamo avuto adesione da parte dei cittadini, dove faccio un esempio, nel mese di tra il 14 di settembre e 18 di ottobre abbiamo somministrato 297 vaccini. Quindi diciamo, questa situazione ha imposto all'azienda, ha chiesto all'azienda di dover necessariamente procedere a una riorganizzazione. Naturalmente, quando poi sono intervenute circolari che prevedeva la somministrazione dei vaccini indistintamente a tutti, a partire dagli over 18, ha ridotto addirittura la somministrazione non a 6 mesi dalla seconda dose, ma a 5 mesi, è iniziato l'afflusso verso i centri vaccinali. Tra l'altro, anche con la circolare del governatore che prevedeva l'open day, ognuno si è presentato ai centri. Naturalmente, rispetto a questa situazione, dove noi vedevamo persone che si presentavano in fila, che fino a quel momento avevano rinunciato alla terza dose, ci siamo di nuovo riorganizzati, non con l'open day, dove ognuno si presentava quando voleva, ma attraverso la prenotazione, che è anche una forma di open day, che è prevista attraverso la piattaforma Soresa. In questo modo, ieri abbiamo potuto registrare un corretto accesso presso i centri vaccinali facendo quasi 3.000 vaccinazioni, dove non ci sono state lamentele, abbiamo fatto in modo che tutti in maniera dignitosa si potessero presentare presso i centri vaccinali, avere la somministrazione e non stare lì davanti ai centri, come qualcuno dice, sotto l'acqua, sotto le intemperie, al freddo, che giustamente così è, ma in questo modo l'azienda si è riorganizzata, quindi organizzata il metodo di accesso e si sta organizzando anche per potenziare la presenza appunto di personale in più per poter attivare di volta in volta un maggior numero di centri vaccinali. Mettiamola così, dottoressa Morgante, lei per tutto quello che secondo Alaia, secondo Ciampi, secondo la CGIL è accaduto, no? Hanno dato una rappresentazione quasi apocalittica della condizione irpina sulle vaccinazioni. Assolutamente no. Ecco, mettiamoli in questi termini. Lei ha qualcosa da rimproverarsi? Si sente in colpa? Oppure ci sono dei dati oggettivi, quelli che in qualche modo ha spiegato, che hanno indotto questa difficoltà o no?
Allora, io non mi sento assolutamente in colpa perché abbiamo organizzato secondo quelli che erano i tempi e le circolari ministeriali, quindi stiamo lavorando seguendo quel percorso. Voglio sottolineare anche che rispetto anche alla richiesta che ha fatto l'onorevole Ciambi in merito ad alcune categorie che non venivano, diciamo, privilegiate rispetto alla somministrazione del vaccino in quanto obbligatorio. Voglio sottolineare che il personale sanitario è stato vaccinato, stiamo continuando a vaccinare nei nostri presidi ospedalieri, nelle nostre strutture. Il personale scolastico viene regolarmente convocato nei centri vaccinali. Le forze dell'ordine, che fanno parte tra l'altro da quelle che hanno l'obbligatorietà della vaccinazione, li stiamo vaccinando secondo il programma concordato con la prefettura. E naturalmente, quello che ancora voglio sottolineare, anche i non deambulanti li stiamo seguendo, stiamo andando a casa dei cittadini, stiamo somministrando le vaccinazioni, lo stiamo facendo in maniera sinergica anche attraverso l'assistenza domiciliare integrata e addirittura abbiamo chiesto anche in questo caso l'aiuto dell'esercito. Proprio ieri mi sono sentita con il generale Ceccarelli, il quale mi ha dato disponibilità alla riapertura della caserma Berardi, no, dove noi vorremmo utilizzarla, appunto questo centro, per dirottare tutti i cittadini non deambulanti. Quindi per ripetere quella che è appunto l'operazione che abbiamo già fatto nella prima fase, che ha portato risultati ottimi, allo stesso modo vogliamo fare ancora questa volta grazie al contributo che l'esercito ci darà. Per cui diciamo che in questo momento, se io devo guardare anche ai numeri di somministrazione fatte negli ultimi giorni, sono proporzionate e tarate alle stesse somministrazioni che abbiamo fatto nel mese di marzo e aprile, Bene. marzo e luglio. Nel periodo marzo-luglio noi abbiamo somministrato più o meno 3.200-2.300 vaccini. Oggi siamo sulle 3.000 vaccinazioni, quindi Dottoressa, stiamo allora, senta, rispettando quel trend. poiché va bene, questa è la sua versione che naturalmente sarà rassegnata anche al governatore. A proposito del governatore, da ora in poi però risposte molto molto più rapide, cortesemente. Ma dopo la letterina di Natale che le ha fatto Ciampi, cioè Alaia, il governatore l'ha chiamata, l'ha rimproverata, le ha detto, cara dottoressa Morgante, lei è licenziata? Assolutamente, No, niente. assolutamente no, assolutamente no. Anzi, rispetto a quella che è appunto l'interrogazione dell'onorevole Ciampi, ho provveduto a relazionare in maniera precisa al presidente della Regione Campania in merito all'attività che l'ASL Avellino sta facendo nell'ambito della Bene, campagna vaccinale. andiamo avanti velocemente perché il tempo purtroppo è poco. Allora, si apre una nuova fase, cerchiamo di guardare un po' avanti, anziché al passato. Si apre una nuova fase che è anche molto delicata, le vaccinazioni ai bambini, finalmente autorizzate, sia dopo l'EMA, anche l'AIFA autorizzata, la Commissione europea ha detto ok, per i bambini dai 5 agli 11 anni. Come vi organizzate? Però deve essere molto breve per far fronte a questo ulteriore impegno che è un attimo più delicato. Secondo De Luca, il governatore, bisognerebbe aprire dei centri ad hoc, dei centri destinati soltanto ai bambini. Lei come immagina di organizzarsi? Io immagino di organizzarla sempre, naturalmente, spero che ci sarà la collaborazione da parte dei pediatri di libera scelta, ma sicuramente, non dico spero, ma sicuramente ci sarà, perché se c'è stata sempre una forte collaborazione con i medici del territorio, quindi i medici di medicina generale e quindi i pediatri di libera scelta. Per cui diciamo che sicuramente dovremo organizzarci per fare in modo che ci siano dei box dedicati proprio a questa fascia di età, perché naturalmente parliamo di bambini da 5 a 12 anni, per cui è opportuno che ci siano delle corsie preferenziali rispetto a quelle dedicate agli adulti. Per cui diciamo anche in questo senso ci stiamo preparando per dare un'organizzazione appunto dedicata a questa fascia di età. Naturalmente anche qui ci saranno le prenotazioni, a maggior ragione immagino, per i bambini dovranno esserci Ma prenotazioni. sicuramente questo, cioè la prenotazione in Open Day è lo strumento migliore per evitare file, per evitare disagi, per evitare assembramenti. Senta, c'è oggettivamente un aumento dei contagi, no? La quarta ondata si sta purtroppo sentendo anche da noi ed è un fenomeno molto, molto generalizzato. La domanda è,
Come riuscite a fare anche i tracciamenti, quindi tamponi? Si stanno facendo pochi tamponi, tutto sommato, no? Rispetto ai tamponi che si facevano quando stavamo nel pieno della pandemia. Ecco, come vi organizzate per fare quello, quello e quello? E a dire il vero, non stiamo facendo pochi tamponi, anzi, siamo ritornati un po' indietro come numeri Dicevo di rispetto ai tamponi fatti tamponi ad che si oggi. facevano prima. Prima si Immaginate che oggi abbiamo il dato di ieri con più di 900 tamponi, e questa è una media di 700-800 che negli ultimi giorni stiamo portando avanti. Considerate che noi abbiamo oggi 952 positivi. E naturalmente lo stiamo facendo anche con tutti gli sforzi possibili e immaginabili, perché anche in questo caso, così come per la campagna vaccinale, c'è stato un periodo dove la necessità di tracciamenti non c'erano perché c'erano numeri ridotti di positivi, e quindi anche il personale in quel caso è ridotto. Ma nonostante tutto stiamo riuscendo con la forza che abbiamo a disposizione, con quello che stiamo riuscendo ad implementare, a seguire tutti i tracciamenti, a fare i tamponi che sono necessari, tenendo in vita ancora, e speriamo che prima o poi finirà, anche i drive-in per i tamponi. l'organico che avete a disposizione è sufficiente o no? Perché dice Alaia, ad esempio, che avete tanta gente, avete in carico tantissima gente, tutti ben preparati, eccetera. Assolutamente no, non abbiamo Cioè, dottoressa, tanta mi gente, perdoni se perché insisto su questo no, punto. No, ma dico, semplicemente. a leggere il consigliere regionale Alaia, che peraltro è un consigliere regionale che ha preso ben 19.000 dispari preferenze, cioè ha preso un consenso elettorale molto molto alto, ma a sentire lui, la Morgante è una specie vabbè, adesso cominciano i vaccini per i bambini, stavo per dire una specie di Erode che cerca di ammazzare un po' di gente in giro, no? Di bambini. Cioè, questa storia che avete tanto personale a disposizione e siete disorganizzati, è vero? Assolutamente non è così, perché dobbiamo sottolineare un passaggio importante, cioè che nel momento in cui siamo arrivati a più o meno al periodo di agosto-luglio, molto personale che rappresentava la maggior parte da specializzandi, medici di continuità assistenziale, hanno fatto altre scelte, sono andati nei corsi di specializzazione, hanno avuto altri incarichi, e quindi diciamo che quel personale che in quel momento avevamo a disposizione e che riusciva a coprire un determinato carico di lavoro, oggi non c'è. Ma nonostante tutto, ripeto, nonostante abbiamo un numero di personale molto ridotto rispetto a quello che effettivamente ci vorrebbe, noi stiamo seguendo tutte le procedure relative al tracciamento, ai tamponi, alla campagna vaccinale. E naturalmente l'obiettivo nostro è quello di incrementare quanto più possibile questo personale. Non a caso, e voglio sottolineare una cosa molto importante, il 24 di novembre il commissario straordinario Figliuolo, dopo aver sospeso i contratti, come l'abbiamo fatto noi in alcuni casi, proprio perché i centri vaccinali non lavoravano, aveva sospeso i contratti per tutto il personale sanitario che aveva messo a disposizione nel periodo dell'emergenza. Soltanto il 24 di novembre ha rimandato la richiesta di fabbisogno alle ASL per il tramite della regione, per poter programmare quello che è il personale che può essere necessario per far fronte alla quarta ondata. Naturalmente, rispetto a questa richiesta, l'ASL si è prontamente organizzata per richiedere ulteriore fabbisogno. Senta, la riapertura dell'area Covid nell'ospedale di Ariano ha un significato particolare, cioè è un segnale di allarme oppure è semplicemente un atto di prevenzione rispetto a quello che potrebbe accadere? Allora, non è un atto di allarme semplicemente perché nell'area Covid oggi abbiamo un solo paziente, ma l'obiettivo dell'azienda di tenere aperta appunto quest'area Covid è per far fronte a un'eventuale emergenza rispetto a quello che è il momento che stiamo vivendo in questo momento. Senta, diamo qualche buona notizia, no? Io l'ho scoperta per caso. Oltretutto, questo volevo dirle, me ne ero scordato all'inizio. Io faccio l'intervistatore con lei, poi nel mio venerdì di domani farò i miei commenti sulle cose che lei ha detto e anche sulle cose che dice Alaia, il quale, insomma, mi risulta che
che era un frequentatore assiduo, oltretutto, dell'ASL, probabilmente, no? Non so, all'improvviso, vabbè, sarà tema di un'altra intervista oppure di qualche mio commento. Però diamo anche qualche buona notizia. Io ho scoperto, ad esempio, ho scoperto tramite un'intervista a uno dei suoi, il dottor Ferrara, che da aprile ad oggi praticamente l'ASL, cioè l'ospedale di Ariano, diciamolo, ha salvato ben 60 persone, 60 vite, 60 pazienti Covid con la terapia monoclonale. Sì, in effetti così è. Abbiamo trattato 60 pazienti, portando a casa un risultato ottimo, cioè le persone stanno bene, ma la cosa ancora più importante è che oltre ad aver salvato vite, abbiamo fatto in modo attraverso queste prestazioni di evitare l'ingresso dei pazienti nelle aree Covid. Cioè abbiamo liberato i posti letto per chi effettivamente in quel momento avrebbe avuto la necessità di ricorrere alla degenza piuttosto che a somministrazione di monoclonali. Quindi stiamo facendo un lavoro ottimo di intervento immediato, questo naturalmente grazie al personale del presidio ospedaliero, ma dei medici, anche dei medici di medicina generale, i quali cioè sono anche loro che segnalano la necessità del paziente di essere trattato appunto con i monoclonali. Cioè stiamo facendo un lavoro sinergico. Abbiamo 2 minuti. Io vorrei che lei ci desse una risposta chiara su un altro argomento che, dal mio punto di vista, è molto, molto importante. La pandemia, purtroppo, ci ha fatto trascurare oggettivamente in tutti gli ospedali d'Italia, direi d'Europa, no? Ha fatto trascurare la cosiddetta assistenza ordinaria. E nell'assistenza ordinaria ci sono delle cose molto, molto importanti, ad esempio i pazienti oncologici. Come vi siete organizzati, se vi siete organizzati, per riprendere gli screening che facevate prima, ad esempio Pap test, mammografie, questa roba qui, anche l'indagine sul colon retto, sui tumori del colon. Cioè, c'è la possibilità in questo frangente di fare qualche cosa o no? Rispetto agli screening oncologici siamo a pieno regime, cioè stiamo facendo attività sia negli ospedali sia sul territorio. Quindi diciamo che stiamo lavorando per gli screening della mammografia nel presidio ospedaliero di Ariano, Sant'Angelo dei Lombardi, nel distretto di Avellino, per gli screening a colon retto su Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi, sulla cervice Ariano e Sant'Angelo, ma la cosa ancora più importante è che stiamo continuando con i tour degli screening oncologici su tutti i comuni del territorio irpino. Fino ad oggi abbiamo raggiunto già 10 comuni, sono stati programmati anche per dicembre altri 3 comuni, portando a dei risultati eccellenti. Cioè, praticamente a partire in 2 mesi abbiamo fatto 234 mammografie sul territorio, 210 Pap test e 103 eco transvaginali. Quindi diciamo che questi risultati che cosa ci dicono? Ci dicono che la gente sta aspettando di ritornare alla normalità, di continuare a curarsi e richiede diciamo, a voce alta di riprendere la loro vita in mano attraverso l'assistenza, sia essa di screening, sia di qualsiasi altro tipo di prestazione che in questo momento, cioè in questi mesi ha dovuto rinunciare necessariamente a causa della pandemia. Bene, ho conservato 30 secondi per la domanda che le faccio sempre. No, questa è la quarta intervista, credo, la terza, non ricordo bene, che facciamo periodicamente per dare un aggiornamento. Ed è sempre la stessa quella domanda. Lei la sera comunque se ne va a dormire tranquilla, no? Dorme tranquilla? Riesce a dormire tranquilla? Dormo relativamente tranquilla, ma semplicemente perché programmo il giorno dopo, quindi diciamo però tranquilla, certa di aver lavorato nell'interesse di tutti. Grazie dottoressa Morgante, grazie a lei, arrivederci con la prossima puntata di Politica e Grazie. dintorni. Arrivederci.